pallavolista famosissima, volto adesso anche di commenti sportivi, una vita intensa, peraltro ho saputo che hai lasciato un promesso sposo a pochi giorni dal matrimonio, vabbè, ma ne parliamo dopo. Sì, grande dopo. Prova di coraggio, sì, però sì, poi ne parliamo. Ho anche questo nel mio percorso. Va bene, devo dire che mi interessa moltissimo, perché insomma io ogni volta che sento queste storie dico, oddio, ma come siete stati in grado di farlo? Però partiamo dallo sport, quanto è importante la squadra? Domanda banale, però conta. Ma io credo che una tra le più belle eredità della mia vita, oltre ad aver fatto proprio pallavolo, sia stata proprio quella di aver condiviso, collaborato e essermi messa in gioco con coraggio assieme a vari team, perché io ho cambiato tante squadre, ho cambiato tante giocatrici, tante persone. E ti sei trovata bene con tutti? No, assolutamente no. Quando fanno le interviste che andiamo tutti d'accordo non è assolutamente vero. Quello che è vero è che quando entri in campo quella maglia la onori, a prescindere che la persona ti sia simpatica o no, perché comunque è la tua squadra e con quella squadra tu raggiungi l'obiettivo. Poi fuori dal campo magari si può anche litigare o discutere. Ma anche in campo, ma no. Si litiga quando c'è da litigare, però l'importante è che siano discussioni costruttive. Ma se una squadra non va d'accordo può vincere? Assolutamente sì, deve essere d'accordo nell'obiettivo. Nel senso, io ho avuto delle compagne con le quali non avrei passato neanche un minuto del mio tempo libero. Però quando erano in campo io dipendevo da loro, io ero palleggiatrice, non so se conosci bene tutti i ruoli, però la palleggiatrice è quella che dà la conosco palla. Poco perché ero un disastro a scuola, quindi nessuno mi voleva in squadra, proprio un'umiliazione della mia infanzia, per cui ti guardo con un'ammirazione estrema. Però se palleggiatrice... No, quello è basket. No, però palleggi... Qual è però può essere anche così, prima di battere, guarda, esatto, ti giustifico, prima bravissima, sì, prima di battere si poi batteva, si batteva così. Ottimo, perfetto, il bug. O così. E poi il palleggio, ok, ci siamo. No, la palleggiatrice... E tu schiacciavi sotto porta, cioè, poi c'erano quelle che schiacciano sotto rete? E sotto rete, però io passavo la palla a quella che schiacciava, quindi mi dovevo mettere sempre in funzione della giocatrice. E ogni giocatrice ha una sua palla, una sua storia, arriva da un paese con una cultura sportiva completamente diversa, quindi devi riuscire velocemente a entrare nella sua mentalità. Tutto comincia nel 2000, Olimpiadi di Sydney. 25-25, palla che è terminata fuori, questione di centimetri, forse meno, rispetto alla linea laterale. 25 pari, Togut. Bravo Togut. Difendono le coreane, sono maestre nei fondamentali di difesa. E poi ancora una volta viene fischiato il punto per la Corea in ritardo, dicono gli arbitri, e questa volta però lo era l'intervento della De Tassis. Guardiamo, il replay non ci aiuta però, sì, questa dobbiamo volta dire palla. Che era in ritardo stavolta la De Tassis. 26-25, palla del match per la Corea, errore in ricezione, non possiamo attaccare. E può invece farlo la Corea per chiudere il match, e lo chiude. 27-25, 3-2 dunque per la Corea. Fu la prima qualificazione in assoluto, quindi diciamo tutti gli italiani si accorsero di voi, italiani e le italiane, però appunto arrivò poi una sconfitta. Sì, noi eravamo molto contente perché era la prima volta nella storia del volley che la squadra nazionale femminile staccava questo biglietto per un'Olimpiade, quindi eravamo proprio talmente felici, emozionati, che però... avevamo sottovalutato l'emozione di un'Olimpiade, perché l'Olimpiade è tutta una manifestazione completamente diversa, e quindi arrivavamo, secondo me, dal punto di vista proprio mentale non pronte, eravamo anche tanto giovani, quindi anche l'esperienza fa la differenza. E quella partita è una partita che ha fatto molto male, che io racconto molto ai miei figli, che vogliono sempre vincere, e io invece dico che invece abbiamo perso. Come avete perso? Perché pensano che io non abbia mai perso una partita. E quindi faccio capire loro che la vita è momenti di vittoria, anche momenti di grandi sconfitte. Ma nel momento in cui, appunto, quando hai perso, lo capivi questo, oppure l'hai capito dopo, che era anche utile la sconfitta? Ma sai... io ho avuto momenti di grandissimo successo e momenti di grandissimi tonfi. Io credo che il vero vincente è colui che trova un giusto equilibrio. Quando sei molto giovane, io sono uscita di casa che avevo 16 anni, quindi quando sei molto giovane non riesci a controllare la delusione di una sconfitta. Poi ti ci abitui, perché il cambiamento fa parte del nostro percorso, e quindi diventi un pochino più saggia.
Certo è che alle Olimpiadi vorresti dare il meglio, quando esci torni a casa, insomma la delusione è grande. L'emozione come la controllavi sul campo? L'emozione si allena come tutte le cose della vita. Cioè? Tutto è allenabile. E quindi all'inizio fa male, poi dopo capisci, insieme proprio alla tua squadra, che hai il dovere e il coraggio di ripartire. Dopo cocenti sconfitte devi avere la forza di rimetterti sulle tue ginocchiere e ritornare in campo. E invece l'emozione sul campo, cioè arrivi alle Olimpiadi, no? Quindi ovviamente l'emotività può essere molto pericolosa sul campo di gioco, così come anche nella vita, no? Se uno è troppo emotivo non riesce a gestire. Come hai imparato a gestirlo? Che consiglio mi daresti? Allora, quando sono entrata per la prima volta in campo, che avevo 16 anni, 17 diciamo, in Serie A, io vedevo il pallone come una mongolfiera e il cuore che mi batteva talmente forte che non capivo nulla. Amore. Sì, perché comunque ero la più giovane, avevo giocatrici fortissime a fianco a me, quindi la responsabilità. E ricordo l'allenatore, che è Angelo Frigoni, della prima Olimpiade, che ci sottolineava proprio il fatto di saper gestire le emozioni, perché l'Olimpiade è tutto un altro mondo a livello di emozioni. Ma noi l'abbiamo un po' insomma, non gli abbiamo dato tanta scopa, certo. Pensavamo di essere fortissimi ovunque, e invece l'emozione ci ha giocato un cattivo, diciamo. E tu hai un rito particolare, avevi un rito particolare prima di scendere in campo, non so. No, mi piaceva comunque. Respirazione? No, nessuna respirazione, ero talmente concentrata, e poi mi dava forza a vedere gli sguardi delle mie compagne. Torniamo quindi alla squadra. Sì. E poi avete vinto, eccole qui, con l'oro, Tunisi. Spedita la marcia delle pallavoliste azzurre che approdano alla finale contro la Turchia grazie al brillante successo con la Grecia. 25-17, 25-20, 25-16, tre set che le ragazze di Marco Bonitta hanno controllato con facilità. Nell'ultima parte della terza frazione di gioco, l'ingresso in campo di Maurizia Cacciatori, che finora non aveva partecipato ad alcun incontro, toglie quei dubbi sul suo inserimento nella formazione che parteciperà all'Europeo. Quando hai capito che eri brava? Chi te l'ha fatto capire? L'hai capito da sola? Allora, io devo essere sincera. Sono nata autodidatta, perché io scendevo nel cortile e palleggiavo da sola. Poi arrivavano tutti. Prima mi avevano messo in porta, scendevo nel cortile e mi mettevano in porta, perché c'erano solo ragazzini. Poi mi piaceva giocare a pallavolo e nessuno voleva giocare a pallavolo con me. Arrivò un ragazzo che mi disse: ma non vorrei mica diventare la capitana nazionale di pallavolo. E io ricordo di averlo guardato pensando: sì, è vero, magari non lo diventerò, però ci provo. E quindi io sono stata poi iscritta nella squadra di Carrara, da dove arrivo, e piano piano ho iniziato a crescere, no? Non ho mai pensato di essere la più forte, però mi rendevo conto che potevo andare avanti. E potevi anche fare la differenza. Te lo hanno riconosciuto? Sul campo? Sì, anche perché il mio ruolo è un ruolo anche di organizzazione, di gestione. Prepari uno schema e devi essere in grado anche di modificarlo all'ultimo secondo. Deve avere una caratteristica. Proprio il mio ruolo specifico era proprio di costruzione e di cambiamento continuo. Quindi e di gestione degli animi anche. Una psicologa. Esatto, una team leader. Sì, anche se io ho sempre chiesto aiuto alle mie compagne. Quando mi sentivo in difficoltà io avevo voglia di farmi aiutare. Cioè, io penso che un leader sia qualcuno che è semplicemente se stesso e allo stesso tempo abbia anche il coraggio di chiedere aiuto, non è il capo. Brava, di mettersi in discussione, sì, e quindi comunque sempre. Di farsi aiutare. Poi è una dote molto femminile questa, anche la capacità non di essere autoritaria, no? Ma anche di integrarsi. E quando se c'era qualche crisi in campo, non so, una... tu come gestivi i momenti di difficoltà? Allora, fin da piccola la mia maestra dell'elementare mi ha sempre detto: te sei, perché io qualsiasi situazione che vedevo un'ingiustizia io prendevo sempre posizione, no? per le persone più potevi più fare politica? No, sì. Cioè, ma invece mi ci manca. No, assolutamente, ci manca anche quello. No, però detto questo, ho sempre cercato di proteggere quelli le atlete più fragili a livello proprio di emotivo. A volte mi mettevo anche in guai, in situazioni che non erano di mia competenza, però avevo sempre questa predisposizione a proteggere la mia squadra. Che poi non so dove ho letto che quando, però dopo la sconfitta delle Olimpiadi, ti dissero: vai tu a metterci la faccia. Certo, sì, è successo anche questo, perché che non è proprio carino, no?
Sì, diciamo che in quel periodo la pallavolo era la nazionale femminile e poi tutti i mass media erano concentrati sulla mia figura, ma io ero molto tranquilla, non è che mi interessasse molto, ero molto protetta dalle mie mura della palestra. Evidentemente questa cosa piaceva e non piaceva, perché comunque la pallavolo è uno sport di squadra, non è uno sport individuale. E quindi quando successe, ecco, di questa grande debacle, mi venne detto: ora vai tu a parlare davanti a tutti i giornalisti. Un po' ci rimasi male, però era la realtà, ero il capitano, quindi nei momenti straordinari e nei momenti anche terrificanti. Ti sei assunta, come si dice in questo caso, la pienezza delle tue responsabilità e anche non delle tue, perché un vero capo fa anche questo. Però adesso andiamo alla parte sentimentale e partiamo dalla Spagna con un omaggio alla nostra Gigliola, che da laggiù si rivedrà cantare qualcosa di bello. Di Spagna sono la bella, regina son dell'amor. Tutti mi dicono stella, stella di vivo splendor. Stretti, stretti, nell'estasi. Meravigliosa, tu ti sei Gigliola numero uno. Maurizia, grazie, ha dato un senso alla follia di questa canzone, perché è una vita che dico: ma potevo mica cantare qualcosa di meglio? Ma perché la Spagnola? Ma è bellissima. Che senso? Come mi è venuto in mente, adesso che c'è lei, è un omaggio a lei e quindi è giustificata. Che oggi è un altro giorno, fa accadere delle cose stravaganti, per questo ci piace stare nello studio. Maurizia, no, no, diciamo la verità, ne hai combinate delle ogni, ma io te lo dico con ammirazione, anche, guarda, ti assicuro, mi sei molto simpatica. Allora, ti sei sposata in Spagna? Sì. Prima però il matrimonio è durato quanto? No, è durato un paio d'anni, non è che è durato dal giorno alla notte, perché vabbè, potevo anche fare una cosa del genere, però no. Ah, partiamo prima. Prima cosa era successo? Che avevi un fidanzato che dovevi sposare, a quanti giorni dalle nozze l'hai lasciato? 11. 11 giorni? Sì, 11 giorni, una grande prova di coraggio, perché insomma era una situazione nella quale non mi ci vedevo. Era stato programmato questo matrimonio, questo ragazzo che... ma non è che era stato programmato, l'avevate programmato insieme? L'avevamo l'avevamo programmato insieme, però siamo stati poi un anno a distanza, perché io giocavo in Spagna e lui invece giocava in Italia, e mi sono accorta che in quell'anno io ero... non mi mancava così tanto. E poi più i giorni si avvicinavano e più il terrore di rendermi conto di questa situazione. E quindi un giorno ho deciso, poi stavano arrivando regali da tutto il mondo, perché poi io con tutte le giocatrici che ho giocato in tutto il mondo, poi il mio ex futuro marito, insomma, aveva invitato... Si chiama Gianmarco. Gianmarco, sì. Io volevo un matrimonio molto intimo, invece lui aveva fatto inviti praticamente ovunque. Quindi abbiamo dovuto mandare, oltre le partecipazioni, ma anche la comunicazione. Cioè, è stato un disastro incredibile. Mio padre, quando tornai a casa, gli dissi: guarda, babbo, io sono toscana, guarda, babbo, questo matrimonio non ci sarà. E la sua risposta: è tutti i regali? Li possiamo tenere? Ha detto: no, babbo, bisogna riconsegnarli tutti. E abbiamo anche sbagliato, perché magari una ragazza dall'America aveva mandato una lampada e noi gli abbiamo mandato delle forchette. Quindi è stato un po' un caos anche nella gestione, perché erano talmente tanti regali. Però, scusami, allora, come gliel'hai detto innanzitutto a Gianmarco? È stato molto doloroso. Devo essere sincera, perché quando una donna arriva a un punto che poi uno mi dice: perché non l'hai detto prima? Perché io ho sempre voluto molto bene, ho sempre avuto grande rispetto di questa persona, però guardandomi con lui nel futuro mi rendevo conto che c'erano delle grandi lacune. E quindi ho avuto il coraggio anche davvero tosto, anche di dire come gliel'hai detto? Che questo matrimonio non c'era da fare, nel senso che non c'erano i presupposti. E non è stato facile. Ricordo tante mie compagne di squadra che mi dicevano: Mauri, devi essere forte. Ho avuto l'aiuto anche delle mie compagne. E lui cosa ti ha risposto? Lasciamo perdere. Non è stato certo... Sì,
non mi ha detto grazie, arrivederci, nel senso, è rimasto molto male, ma ho sempre cercato di proteggere tutta la situazione, perché comunque c'è stata una bella storia d'amore e un grande rispetto. Però quando le cose vedi che non possono andare avanti e le capisci prima, forse è meglio di farle andare per poi... Quello assolutamente, perché poi se no la scelta più facile era sposarsi, però poi dopo avresti rovinato in modo peggiore la vita a questa persona. Ma infatti io dico sempre che gli ho salvato la vita. Ma lui ne è d'accordo? Lui se ne accorge, sì, gli ho salvato. Ma lui è d'accordo col fatto che gli ha salvato la vita? Ma secondo me sì. Ma vi sentite ancora? A volte sì. Io ho piacere, anche perché so che è una persona molto, molto amata nell'ambito dello sport, realizzata, so che è felice, quindi per me le storie non finiscono mai, hanno comunque delle direzioni differenti, però gli affetti per me sono importanti. Giusto. Poi adesso sei sposata, hai due bimbi meravigliosi e vabbè, perché secondo te la tua vita sentimentale è stata un pochino complicata? Perché poi anche prima della Spagna, prima di Gianmarco... Perché non è mai stato facile riuscire a starmi dietro, nel senso che a parte... Sono per la vita sportiva di alto livello è una vita anche di grande solitudine. Tu parti a maggio e torni magari a settembre, sei in Cina, poi in Giappone, poi torni, sei in America. Ma solo per la vita che avevi scelto o anche perché non è facile starti dietro anche per il tipo di carattere che hai? No, per quello no. Io sono una persona che se sente la fiducia e l'affetto apre il cuore a tutti, nel senso sono molto di costruzione. Però mi rendo conto che, insomma, un po' mi hanno aspettato, ho avuto anche altri fidanzati prima, però sai, lì ci torno a gennaio ed è ottobre, poi torno arrivi a gennaio, stai 2 giorni, ritorno a settembre, dopo un po', insomma... Dopo un po'? Sì, dopo un po' ci stanno... Ma un po' loro? Ma anche loro, e poi io sono molto gelosa, anch'io non ammetto il tradimento, quindi spesso e volentieri si finivano. Maurizia... Hai vissuto, giusto? Assolutamente. Possiamo dire che hai fatto quello che volevi. Con coraggio e determinazione. Andiamo allo specchio. Vieni. Vieni. Ok. Alzati, seguimi, vedi. Dobbiamo sempre camminare lentamente, però tu sei più veloce di me nella camminata. Sì, perché sì. Io pure cammino come una virago e invece dobbiamo andare più lente. Ok. Però tu sei più veloce, ti puoi sedere qui, ti appoggi e vediamo subito... Una prima clip di fotografie che sono la tua famiglia. Ok. La tua infanzia non è stata infelice, però dici poteva essere più felice. Diciamo che la mia infanzia è stata un po' particolare, perché io sono la prima di tre figli, nati uno dietro l'altro. Mia madre mi ha avuto a 19 anni, quindi ha sempre avuto poco tempo un po' per tutti. Io ero sempre molto gelosa e ho sempre cercato tanto l'affetto della mia mamma, che non è che non ci fosse, però doveva sempre dividerlo con gli altri. Quindi io già a 3 anni ero un po' la capitana di casa, quindi una sorta anche di protezione nei confronti dei miei fratelli e poi sono uscita di casa molto presto, quindi sono diventata grande subito e ho perso tante tappe della mia vita adolescenziale, però mi hanno fatto una donna molto più responsabile e secondo me anche molto più coraggiosa, perché ho sempre capito che se non mi risolvevo le cose da sola non c'era nessuno che risolveva per me. Con la mamma hai parlato, gliele hai dette queste cose? Certo, la mia mamma è molto orgogliosa di me, sa che tante volte non ha potuto esserci, ma sa anche che io ho sempre risposto in maniera molto, molto positiva, nel senso che non ho mai guardato quello che non avevo, ma ho sempre guardato quello che riuscivo a ottenere e avevo tra le mani. Vediamo i tuoi figli. Via! Muy bien! Muy bien! Che animale c'è? Un elefante c'è. Sì, boh.
Occhio che esce. Carlos e Ines, che hai avuto anche tu a distanza brevissima l'uno dall'altro. Sì, tra l'altro ho avuto a 39 anni, quindi una mamma matura. Sono come due gemellini, perché ci corre 12 mesi di differenza, quindi io lo metterei nel mio curriculum sportivo, perché più di una Champions League e un'Olimpiade. Non ho babysitter, faccio gioco di squadra con mio marito, sono due bimbi straordinari perché sono bimbi al quale insegno ogni giorno che devono essere liberi di scegliere e avere il coraggio qualsiasi cosa succeda. Nella vita abbiamo tante carte che ci vengono date, no? E dobbiamo saperle giocare bene. A volte siamo al top e altre volte invece non saremo lì. Quindi tu l'hai sempre giocate bene le tue carte? No, assolutamente, no. Mi piace non che lo sono dici, un invincibile. Con grande tranquillità. No, no, anche mi sa, perché mi stanno proprio antipatici quelli che pensano di essere brava, fantastici, ecco. Non esistono al mondo. Sei stata una mamma, sei una mamma diversa da come è stata tua mamma con te. Non hai babysitter, quindi tu ci stai tanto con i bimbi. Io ci sto tanto e ascolto tanto le loro emozioni, a volte anche troppo. Quando torno da giornate di lavoro intense, anche se arrivo all'una alle due di notte, mi piace andare a aprire lo zaino e temperare le matite. È come un, non so, è qualcosa che mi emoziona per far vedere che comunque la mamma era lì. Controllo i quaderni, che sono tutti pieni di errori, perché mio marito, dico sempre, mi raccomando, controllo i quaderni per la lezione, invece non controlla nulla. E quindi, sì, no, e quindi, però sono molto attenta, non tanto per come sono, ma per quello che sentono. La terza clip, l'amicizia. Questa è una nostra esclusiva. Auri, ci conosciamo da una vita, abbiamo giocato tantissimo insieme, sia in nazionale che nel club. Abbiamo vinto, abbiamo perso, abbiamo sofferto un sacco per in amore, ci siamo asciugati le lacrime, ma abbiamo anche fatto un sacco di risate, ci siamo divertite. Un pregio di Mauri è sicuramente leale, una persona di cui ci si può fidare e di cui posso contare sempre su di lei. Un suo difetto, che quando giocavamo non mi alzava tanti palloni. In questo ultimo periodo forse sarà un po' l'età, non so, i figli. Ha paura di qualsiasi cosa. Francesca Piccinini. È la mia Picci. Io, diciamo, sono cresciuta con lei, anche se sono molto più grande di lei. Ed è la compagna di viaggio alla quale sono stata legata durante la nazionale, nel periodo del club, ma ora tanto anche da donna. Ed è vero che sono una paurosa, sono diventata una mamma fifona, paurosa. Paura che non mi sembra tu abbia mai avuto nella vita. No, però la responsabilità dei figli ti cambia completamente e quindi dovrei lavorare molto su questa gestione. Cioè, se potessi tornare indietro gli farei molto più da giovane, ecco, per avere più tempo per stargli a fianco. Quello sì. Infatti i miei bimbi mi dicono sempre: mamma, sei sempre la più vecchia della classe, delle maestre. Una ragazza splendida, no, giovane. E gli dico sempre, sì, sono sempre la più... No, perché loro hanno questa immagine di questa mamma che è più grande delle altre, anche se poi comunque io ho 47 ragazzi, anni. È un gran vantaggio, perché comunque mamma ha vissuto una vita divertente, quindi esatto. Adesso loro non risolta. Giocano a pallavolo, nessuno delle due perché gioca no? A pallavolo, perché dice che la pallavolo fa perdere la memoria e rimbambisce, quindi uno spot straordinario per la pallavolo, ma perché a volte mi vedono distratta, sono stanca per tante cose. Il maschio fa calcio, un portierino che mi obbliga alle 7 del mattino a svegliarmi perché ha poi la partita all'1:30, la convocazione all'1:30, e lui alle 7 del mattino è già con i guanti da portiere seduto sul divano che aspetta le 5 ore prima della convocazione. E la bimba invece fa danza moderna, hip hop, tutti i sport che non ci incastrano niente con il volley, ma io sono contenta così perché devono essere liberi di scegliere quello che vogliono. Giustissimo, grazie Maurizio Cacciatori. Grazie a te. Grazie per averci raccontato un po' di te, averci fatto anche rivivere dei bei momenti della nostra storia.